Ben pochi artisti come Caravaggio, a più di 400 anni dalla morte ormai, esercitano su di noi un fascino senza fine ancora adesso. Questo perché la sua è una vita scandita da risse, episodi violenti, amori particolari, una vita dettata da un'ambizione senza limiti e contemporaneamente da una tensione quasi all'autodistruzione. Una vitalità senza fine e un costante senso di morte incombente. Un po' ci dà uno spunto di riflessione e ci riporta al clima e al perché tanto ancora ci affascina Caravaggio. Giuliano Capecelatro, nel suo Tutti i miei peccati sono mortali, il saggiatore. È chiaramente una versione romanzata, ma affascinante proprio per questo, perché ci dà il senso del fumus che circonda, l'aura del grande artista. Siamo nel 1610, la storia appurerà vicino a Porto Ercole. Esaurita la parentesi di un esodo forzato da Napoli a Malta e in Sicilia per far ritorno a Napoli, veleggiava quindi Caravaggio su una barca verso la gloria, l'incoronazione definitiva. Tornava a Roma dal Papa a chiedere grazia. Portava con sé una somma consistente. Un viaggio comporta sempre un mucchio di spese e tre dipinti, una Maddalena e due San Giovanni. Desiderava consegnarli a quanti si erano prodigati per aiutarlo. Certi favori si pagano, e bene, tanto più se chi li fa è un signore ricco e riverito. Scipione Borghese ammirava i suoi quadri. La grazia era cosa fatta, gliel'avevano assicurato. Il coriaceo Paolo V alla fine sembrava essersi convinto. Il perdono dei Tommassoni, gente di mondo che non stava troppo a sottilizzare un morto, lo si poteva comprare con qualche prebenda. Roma gli spalancava di nuovo le porte, proprio come 18 anni addietro. Se l'era vista brutta, era stato un soffio dell'annientamento, ma ora maneggiava buone carte e si apprestava, quasi non aveva dubbi, a vincere la partita. Raggiunsero la costa del Lazio su questa barchetta, piatta e incolore, superarono la foce del Tevere, tutto regolare. Civitavecchia si avvicinava, ma fu non poco sorpreso quando si accorse che la nave si dirigeva verso un attracco che non poteva davvero essere quello di un grande porto. E qui succede qualcosa, si ritrova circondato da soldati che non gli danno neanche il tempo di tirare fuori le carte, lo trascinano al posto di guardia e lo chiudono in una cella. Riesce col denaro che ha in tasca a corromperli, ma uscire di prigione, ma cerca i quadri preziosi, indispensabili che aveva abbandonato sulla barca, rappresentavano il suo ringraziamento a Scipione Borghese, a Ferdinando Gonzaga, erano l'unica garanzia di riuscita, il lasciapassare verso il successo che lo attendeva a Roma, verso la consacrazione. Scipione Borghese lo aspettava, Ferdinando Gonzaga lo aspettava, il Papa lo aspettava, doveva affrettarsi. Roma non era poi così distante, decide di proseguire a piedi. Il sole era grande nemico, cattivo, sferzante, micidiale. Un cappellaccio lo riparava dai raggi, ma la carne si scioglieva in un sudore copioso. Gli abiti erano zuppi, le scarpe polverose, sfondate. La bocca arida mendicava acqua, ma avanzava imperterrito tra nugoli di insetti che lo tormentavano, finché comincia a barcollare, a vedere come in un miraggio Scipione Borghese, il Papa, e tutto, tutto si dissolve infine in un'accecante luce bianca. È il grande mistero della morte di Caravaggio e degli ultimi quadri dispersi che ancora di fatto cerchiamo a 400 anni dalla sua fine.